Grazie Presidente, abbiamo presentato questo ordine del giorno che diciamo, è un nostro chiodo fisso come gruppo diciamo, Movimento 5 Stelle di Osimo già dalla scorsa Si fa dalle fare. elezioni della precedente legislatura, quindi parliamo del 2014, quando Thank you. attraverso dei momenti di democrazia partecipata, quindi di progettazione degli spazi urbani della nostra città, eravamo stati promotori di un incontro in cui si chiedesse appunto ai cittadini come poter valorizzare degli spazi osimani al meglio. E già da quel momento del 2014, stiamo parlando del 2 marzo 2014, è nata questa diciamo, forte volontà di poter valorizzare quella bellissima zona che si trova al di sotto di via Fontemagna. Abbiamo un progetto che da questo punto di vista ormai possiamo definirlo quasi storico della Cristina Tonelli, l'architetto che nel 2004-2005 aveva addirittura basato la sua tesi di laurea sulla valorizzazione di quest'area e dunque diciamo, ci siamo trovati appunto i portatori di un'istanza che alle scorse elezioni del maggio 2019 era stata diciamo, caldeggiata da tutte le parti politiche. In qualche maniera il nostro insistere come cavallo di battaglia, proprio forse principale della nostra campagna elettorale su questo parco urbano, fu poi anche motivo da parte tutte le forze politiche e sostanzialmente di fare un endorsement alla realizzazione di questo bando. E oggi quindi ci troviamo sostanzialmente a concretizzare qui nel Consiglio Comunale, quindi nel Parlamento della città di Osimo, quello che poi a parole era stato detto sia alla scorsa campagna elettorale sia in precedenti occasioni. Praticamente l'ordine del giorno fa riferimento abbastanza precisa a una zona che è delimitata da via Guazzatore a est con un ingresso via Bernini e contemporaneamente via Tintoretto, perché da via Tintoretto parte dalle prime fonti storiche cioè su via Guazzatore e poi riunificandosi poco prima della Fonte Bernini, tocchi appunto Fonte Bernini, Fonte Magna, passi per il Campetto dei Frati e giunga a congiungersi a Via Montecesa all'altezza della quarta fonte, cioè quella del Borgo. E la valorizzazione di quest'area ovviamente è un bene sia dal punto di vista della fruizione per i nostri concittadini, perché è previsto questo percorso ciclopedonale che quindi possa far fruire il parco dai nostri concittadini, sia anche per un discorso di valorizzazione turistica e anche economica del nostro e avere un parco urbano di questo tipo, così a ridosso del centro storico, sarà veramente un valore aggiunto per la nostra città e potrà essere anche un volano per l'economia sia del centro storico sia più in generale del nostro territorio. Se consideriamo che questo nostro progetto è stato comunque ragionato e immaginato all'interno di un più vasto contesto che prevede, ad esempio, creazione di ciclovie e tipovie all'interno del nostro territorio comunale che si vanno poi a raccordare a rete con ad esempio la ciclovia Adriatica, Trieste Monopoli, adesso il mostraccio mi sembra previsto sia appunto Trieste Monopoli, un tratto che riguarda le Marche per i quali sono stati già stanziati 300 milioni e poi le varie ciclovie di Albertine nei progetti come sono regionali dovranno entrare nelle varie valli, tra cui la Valle del Musone e la Valle dell'Aspio. Questi due percorsi in particolare sono quelli che ci interessano più. Il percorso sulla Valle dell'Esino si potrebbe ricollegare a quello del Musone, diciamo all'altezza delle rispettive sorgenti, quindi ci interessa di meno. Ma per quanto riguarda gli altri due percorsi previsti dalla progettualità regionale nella Valle dell'Aspio e nella Valle del Musone, crediamo che appunto valorizzare
impatto questa zona vicino al centro storico per realizzare un percorso ciclopedonale sia proprio che poi inserire questa realizzazione all'interno di questo più ampio contesto. E l'occasione è anche, diciamo, gradita per far presente che prossimamente vorremmo presentare un documento proprio su un ragionamento per quanto riguarda il territorio di Simano, ragionare a ciclovie e ciclovie che collegano anche i comuni di Mirosi attraverso dei percorsi tematici, ad esempio. Per cui ovviamente sono cose che sono state dette, ma vorrebbe la pena appunto cominciare a concretizzare. L'altro aspetto fondamentale di questa nostra ordine del giorno è quello della presenza dell'acqua con queste quattro fonti storiche, che poi l'acqua è appunto l'origine stessa dell'antica fondazione di Osimo, già in epoca preromana. Quindi l'acqua si guarda in una collina molto difficile e impervia da raggiungere, ha costituito proprio la scelta dei primi insediamenti di avere una zona difendibile con l'acqua a portata di mano. E questa nostra origine, a mio avviso, ci richiama anche oggi ad una sua valorizzazione dell'elemento dell'acqua all'interno però del contesto contemporaneo, quello dove appunto l'acqua che ricordiamo con il referendum del 12 e 13 giugno del 2011 è stato sancito essere appunto un diritto dell'uomo, un bene comune della comunità, del popolo italiano e anche ovviamente simano. Ebbene, in questo contesto purtroppo la risorsa idrica, l'acqua, è invece oggetto di aggressioni e di attacchi da parte di multinazionali. Ricordiamo i casi, ad esempio, di paesi come il Messico, in cui la privatizzazione e la concessione di questi servizi a multinazionali senza scrupoli hanno determinato il lucro sull'acqua e quindi l'aumento sproporzionato delle tariffe. Allora, in questo senso, il nostro parco urbano avrà anche una valenza fortemente simbolica nel rappresentare proprio invece un'opposizione a questa logica perversa dello sfruttamento e del lucro sull'acqua, che non può essere assolutamente fatto perché è appunto un diritto e un bene comune di tutti. E dunque ci sono vari modi in cui portare avanti delle campagne, delle battaglie anche di civiltà. C'è stata per esempio tutta la campagna dei movimenti per l'acqua pubblica che hanno poi portato al referendum nel 2011, quindi possiamo dire battaglie dal punto di vista giuridico, dal punto di vista anche della informazione o della controinformazione. Esiste allora anche un altro strumento, che è quello di avere un luogo come appunto la bellissima zona di Fontemagna, dove c'è una macchina mediterranea pressoché incontaminata e dunque un simbolo di valorizzazione ambientalistica, considerato anche il problema a carattere mondiale che abbiamo per quello che riguarda l'ambiente. Abbiamo la storia, la cultura con le nostre fonti, quindi la valorizzazione della storia di Osimo, ma abbiamo anche e soprattutto l'acqua come bene comune e quindi un luogo che invita alla riflessione proprio sull'importanza dell'acqua, sul quale appunto ribadiamo non si può fare lucro e deve essere appunto ripubblicizzato il servizio di distribuzione proprio per fare in modo che non sia preda di appetiti diciamo da parte di multinazionali o quant'altro. Quindi in tutto questo riteniamo che questo ordine del giorno debba essere approvato all'unanimità da tutti i consigli comunali qui presenti. Grazie. Grazie consigliere Monticelli.